Buonasera e benvenuti a PDA Social Club. Questa sera diamo il bentornato a Michele Navarra, che è già stato nostro ospite col suo romanzo precedente Nella Tana del Serpente, sempre edito da Fazi Editore, e oggi ritorna con il suo nuovissimo, uscito martedì mattina, Una giornata cominciata male, sempre pubblicato da Fazi Editore, non solo, ma in questa ricorsività torna anche il suo protagonista, che è Alessandro Gordiani, avvocato penalista alle prese perennemente con casi impossibili, situazioni intricate e una giustizia che fa di tutto per funzionare al peggio. Non anticipiamo troppo sulla trama. Diciamo che mentre nella Tana del Serpente si svolgeva il Corviale, quindi l'estrema, tremenda periferia romana, tremenda nell'immaginario collettivo diffuso, poi ci raccontava ben di più e di ben più vero, qui ci spostiamo probabilmente in ambienti, in quartieri più alti. C'è un imprenditore, c'è un incidente stradale, c'è un'amante morta, c'è una moglie sul piede di guerra e c'è Alessandro Gordiani che deve tirare fuori il suo povero cliente dai guai. Ma ripeto, i romanzi non sono la trama, o quantomeno la trama è fondamentale, ma perché avvilirla facendone un riassunto troppo stringato? Qui abbiamo Michele Navarra e al mio posto tra un nanosecondo comparirà il suo illustre e ricorsivo pure lui intervistatore, cioè il maestro Sandrone Dazieri. A Buongiorno a questo tutti. punto la parola Sandrone, la parola Michele e i libri a voi, leggeteli, fateli leggere, divertitevi con le inchieste e le difese dell'avvocato Gordiani. Buona serata a tutti e buona conversazione ai due amici. Grazie Paolo, grazie. Ciao Sandrone. Ciao Michele, oh, ci si Ciao. rivede. No, devo dire, sono molto contento di essere qui con voi. Adesso non vi vedo, voi vedete noi, proprio Michele, su questo bel muro di granito, chi lo sa, oppure finto, da Finto, sfondo. finto. Qua, quasi sì, lo sfondo è vero, il muro è di granito, ma insomma. Ok, anche il mio è vero. Per me il terzo romanzo di Gordiani e il Gordiano, mi confondo sempre con il nome, è singolare o plurale? Gordiani, Gordiani. Perché Gordiani, ah, c'ho ragione, bisogna sempre che prendo Gordiano, no, ah, perché il nodo il Gordiani, nodo? non a caso. Allora, Gordiani è un avvocato, e questo lo sapevate, e questa volta gli tocca difendere un personaggio che tutti noi vorremmo vedere nella merda. Questa è la base proprio della cosa, perché è veramente, in un film sarebbe il cattivo. È un imprenditore, è smargiasso, diciamo così, non rispetta il codice della strada e neanche le donne con cui sta. Ha tipo 57 anni, 56, 57, ha più o meno la mia età, diciamo, ha superato le cinquantina. E però se invaghito di una trentenne, invaghito di una trentenne, anzi no, di una, sì, ne ha meno di 30 probabilmente, che c'è 30 anni di differenza, una bella donna, eccetera. E fino a qua niente di male. Il problema è che lui è un manesco, un po' ossessivo, è uno che è talmente ossessivo nei confronti di questa amante che vuole sapere vite, morti, miracoli, cosa hai fatto ieri, sapete tutte quelle cose lì del geloso. Antipatico, direi, le frega le chiavi di casa per poter entrare quando vuole lui, cioè quindi è proprio, voglio dire, ingiustificabile. E prima di cominciare la sua disavventura, tira sotto un vecchio in bicicletta e lo lascia lì, preoccupandosi solo di aggiustare un po' il parafango della macchina. E dice, vabbè, tanto non mi ha visto nessuno, poi era vecchio, che ci possiamo fare? Oh, è andata così, è inutile stare qua a piangersi addosso. Il problema è che qualcuno l'ha visto, questo non è un segreto perché sono nelle prime pagine, e l'ha visto una prostituta che poi lo dirà al suo pappone, fondamentalmente, e qui comincia un problema del nostro diciamo, cattivo coprotagonista. Poi, un giorno, una sera, dopo aver fatto una notte folle con la sua fidanzata, con la sua Claudia, e aver litigato con lei, essersi sbronzato, lui si risveglia sulla marina, praticamente, in mezzo alle barche, dice: ma io cosa ci faccio qua? Torna
torna indietro, torna a casa della ragazza, entra con le chiavi che aveva fregato e se la trova morta. E che cosa fa il nostro simpatico imputato, diciamo così? Il nostro simpatico imputato, invece di chiamare la polizia o di scappare, dice, prima di scappare pulisco il coltello, perché siccome non mi ricordo bene se sono stato io o no, perché ero talmente sbronzo, nel dubbio, lo lavo. E quindi, se non era stato lui, non solo, ma per un attimo pensa, e se cancellassi le impronte da tutta la casa, le maniglie, eccetera, poi si rende conto che è impossibile, dice, vabbè, tanto si viene fuori che sono il suo amante, lo sanno più o meno tutti, e chi se ne frega, l'importante è che non mi vedano mentre esco. E invece lo vedono, e il vicino, che lo vede che va via. Insomma, a questo personaggio, che è un personaggio abbastanza laido, che mente anche subito a Gordiani quando arriva, e quando perché era già stato il suo avvocato, l'ha difeso da una roba tipo bancarotta fraudolenta, robe zozze, eccetera, e Gordiani si ritrova lui davanti e gli mente, ah no, non lo so, comincia a dire balle. Il problema è che la macchina della giustizia comincia a stritolarlo. E c'è una frase che mi piace moltissimo, non saprei trovare, l'ho segnata da qualche parte, ma in cui il GIP, credo che sia il GIP lui, comunque quello che deve decidere l'iscrizione al registro degli indagati, dice, io qui sono un sacco di indizi, ma ci devo pensare su bene, dice questo qui, perché se lo faccio, anche se questo tizio qua tra 2, 5, 10 anni verrà assolto, sarà sporcato per sempre, perché in Italia se tu vieni iscritto nel registro degli indagati la gente continuerà a dubitare di te anche se sei stato assolto. Questo è detto, è scritto da Michele ovviamente, che è un avvocato. Cioè, è una cosa durissima, è un atto di accusa a un sistema giudiziario che peraltro in questo libro trova dei rappresentanti degni, perché il GIP è decente, il giudice è decente, sono tutti decenti, l'avvocato è decente, però la stessa macchina, i carabinieri stessi sono decenti, diciamo così, la stessa macchina della giustizia è indecente. E questa è la sensazione che tu hai. Certo, il male sta capitando a uno che gliel'avremmo tirato anche noi, ma il fatto è che potrebbe essere al posto suo, magari senza lavare il coltello, senza fare cose così come ha fatto lui, ma che a un certo punto finiamo sul registro degli indagati, è una cosa inquietante pensare che quella cosa ti sporcherà per tutta la vita. Ecco, e quindi la prima domanda che faccio a Michele, a parte che non è proprio sul libro ma quasi, è: sei pessimista quindi tu sullo stato della giustizia italiana? Beh, innanzitutto hai fatto un riassunto perfetto, cioè quasi quasi mi viene voglia di leggerlo sto libro. Sono solo le prime 20 pagine queste, sappiate. No, ma Anche delle cose a cui sinceramente non avevo riflettuto nemmeno io, quando hai detto i personaggi che animano questo romanzo sono tutto sommato giusti, ma è proprio la macchina della giustizia che fa schifo. Io sono incredibilmente pessimista da questo punto di vista. E vi dico di più, in Italia della giustizia non frega niente a nessuno. E vi dico la verità, probabilmente, forse ne abbiamo parlato un po' l'anno scorso fuori onda, cioè fino a che non ti tocca personalmente, della giustizia te ne freghi, i referendum non sa neanche di cosa parlano, voti sì, voti no, la separazione delle carriere, ma poi chi se ne frega, tanto il pensiero, il retropensiero di un po' di tutti è se quello lo hanno arrestato, un motivo ci sarà, mica il pubblico ministero è pazzo, no? Dico bene? E quelli che vogliono andare contro questo modo di pensare fanno sempre l'esempio del povero Enzo Tortora, che è un esempio emblematico. Poi alla fine, diciamoci la verità, quando lo portarono via in manette alle 5 di mattina con la stampa che l'aspettava per fotografarlo, tutti noi, non voglio dire tutti noi, ma insomma pochissimi hanno pensato magari sto voraccio non c'entra niente, anzi la maggior parte delle persone hanno pensato sai che è tutto sommato mi dava quell'idea là, visto, alla fine l'hanno beccato. Poi dopo Enzo Tortora ha avuto la grandissima sfortuna, non è una sfortuna, è una tragedia di essere arrestato da innocente. Dall'altro lato ha avuto una fortuna che non capita quasi a nessuno, cioè quello di essere riabilitato in modo
indelebile, indubitabile, granitico, perché tutti noi oggi sappiamo e possiamo dire che Enzo Tortora era innocente. Per molti invece, ancorché assolti, ancorché dichiarati non colpevoli rispetto all'accusa originaria, anche dopo 900 giorni di carcere, ti potrei fare tanti esempi, quelli rimangono sospesi, ti potrei fare 100 nomi, quindi dici sono pessimista sì, e poi auguratevi onestamente di non finire nella macchina della giustizia, perché se ci finisci dentro poi ti accorgi che cosa significa, e allora tornando indietro magari ti saresti interessato di più a tante problematiche che probabilmente siamo anche noi avvocati non bravi, non capaci di portarla all'attenzione della gente, far capire davvero. Fino a che non ti tocca, Sandrone, non lo capisci, guarda. No, vero, siccome mi è toccato, lo capisco. Allora, ecco, capito? Poi dopo, non è questione di malafede, Sandrone, cioè, io non ho mai creduto che ci siano pubblici ministeri in malafede, lo ripeto ogni volta. Però penso che ci siano pubblici ministeri magari non particolarmente bravi o che si innamorino della loro tesi accusatoria e che alla fine non vedi più niente. Vai avanti come un caterpillar e non ti accorgi di tutto quello che c'è intorno, che invece ti dà dei segnali. In questo senso il pubblico ministero protagonista di questo mio ultimo romanzo è un personaggio straordinario, Carmine Polara. Magari ce ne fossero di pubblici ministeri così. Tutti noi vorremmo incontrare un pubblico ministero come Polara, un avvocato mancato, come lo chiama Gordiani a un certo momento nel corso del romanzo. Però vorremmo incontrare anche Gordiani perché è un bravo avvocato. Cioè, la cosa bella di Gordiani è che è un bravo avvocato, ok? Ha una bella squadra, c'ha anche i suoi casini. Sappiate che ha anche dei casini matrimoniali in questo libro, non voglio dirvi di più, anche se qualcosa si cominciava a intuire dal libro precedente. Non è vero. È un po' la storia continua. È uno che ha dei dubbi. La cosa bella di Gordiani non è uno che dice ma facciamo così, va giù granitico, un po' come nei telefilm americani, che c'è l'avvocatessa che cammina nel corridoio e dietro c'è la facciamo così, tu prendi qua, telefono a quello. Lui lo che dice, oh, sai che non so cosa cavolo fare, cioè, ti mando o no a parlare col giudice, e se poi dici una cavolata, e se poi non la dici, e questa è la realtà, perché poi l'avvocato non sa le cose fino in fondo, cioè, va No. a rischio. Altra cosa bella che leggo in questo libro è che tutti gli imputati tendono a mentire al proprio avvocato, che è una cosa micidiale, perché è l'ultima cosa che dovresti fare. L'avvocato non gliene frega niente, cioè gliene frega anche, dipende che reato è, diciamo così, però se tu gli dici la verità è meglio perché ti può aggiustare. Se invece racconti delle balle, poi che vengono in aula, vengono distrutte, non è una bella cosa. Ma torniamo al romanzo. Questo. Sto pensando, è il terzo romanzo che esce con Fazzi, giusto, di Gordiani. E quindi c'è intanto c'è un'evoluzione alla tua scrittura, come te lo dicevo l'altra volta nel libro precedente, e la sento anche in questo. Questo soprattutto ha un ritmo molto molto veloce, sarà che si salta da un personaggio all'altro, da una scena all'altra, ma non dà un momento di pausa. È quasi un controsenso, considerando che è un avvocato che sta all'interno del sistema giudiziario italiano, perché sappiamo che un processo può durare, non so, 10 anni, anche di più, dipende che processo è. Se è il processo di Catanzaro è durato parecchio, tipo 40 anni, una cosa del genere. Un processo per omicidio, soprattutto se le parti combattono, eccetera, può durare veramente tanto. E invece in questo caso, tu riesci a dare un ritmo alla storia, un po' perché il tuo personaggio non si limita a star seduto a guardare le carte, ma fa un sacco di cose, quindi cerca di capire la verità, un po' perché entri nella mente dei colpevoli innocenti, diciamo così. Tu hai una dote di descrizione, cioè riesci a entrare davvero nell'anima dei personaggi, ma non parlo solo del protagonista, che quello è il minimo sindacale di qualsiasi scrittore, ma anche dei personaggi secondari. Quando ho letto della prostituta sulla Salaria, mi sembra, io ho detto, cavolo, questa ci credo. E perché di solito quando un uomo che magari non è neanche mai andato a prostituta, mi auguro, parla di una prostituta e
spesso è goffo, invece tu ci entri dentro veramente molto bene. Così come quando parli di questo industriale, io ci credo, questa gente qua la conosco, esiste questa gente. Così come esiste Claudia, in un altro mondo ovviamente, così come esistono tutti i personaggi che arricchiscono la tua, diciamo, questo romanzo. Il tuo segreto sembra un po' roba della cucina, però da cosa viene questa capacità di leggere le persone? Ma non, sai che non lo so, non te lo so dire. Innanzitutto, all'inizio ti volevo fare la domanda mentre parlavi se non sei stato in una precedente vita un avvocato, perché hai detto delle cose entrando proprio dentro l'animo nostro, tante cose che il fatto che l'avvocato tante cose non le sa, il fatto che l'avvocato dipende da quale processo, a un certo momento ti hai detto, no? Perché per la generalità delle persone l'avvocato è come una prostituta, se la paghi poi alla fine fa quello che gli dici di fare, mentre invece non è esatto, non è proprio così, e comunque un avvocato coscienzioso, un avvocato che sa fare il suo lavoro deve avere 100.000 dubbi, perché è vero quello che dicevi tu, sai, una testimonianza, boh, cosa può dire, poi cosa può non dire, conviene fare questa domanda, conviene non farla, e tu devi moltiplicare queste scelte che sei costretto a prendere per 100.000 magari no, però per decine e decine di volte, e la statistica, la semplice statistica vuole che se devi fare una scelta 10 volte, 100 volte, può darsi che qualcuna di queste 100 la fai sbagliata, e ne basta una sbagliata poi per creare una catena, diciamo, di disastri, perché è una catena di disastri. I personaggi io cerco di per descriverli, di mettermi nei panni loro, non so se fai anche tu così con i tuoi, cioè io mi dico che farei se fossi nato a Bering City, fossi un poveraccio totale. Non è facile, perché noi veniamo da un'altra parte del mondo, facciamo altre professioni, altre cose, eppure io credo che arrivati a 50 anni, passati 50 anni, la nostra esperienza anche in termini di dolore è sufficiente, secondo me, per non per capire, perché capire non lo possiamo, neanche io ci riuscirei mai, però per provare a immaginare, questo sì. Quindi ho pensato, se fossi così, che cosa farei, come mi comporterei, e poi come te, sai quanti santini conosco, ma anche peggio Sandrone di quelli, tu lo sai, tu all'inizio quando l'hai scritto hai omesso di dire c'ho pure un sacco di soldi, quindi che non l'hai detto. Quindi sai quanti ce ne sono così, che pensano che le regole esistano per gli altri, non per loro. Poi dopo, augurargli il male, certe volte non è che gli auguri il male, però dici, prima o poi succede, prima o poi una giornata che comincia male c'è per tutti, secondo me. Beh, certo, in questo caso è proprio... l'hai tirata, cioè, insomma, ma capita, non so cosa gli può succedere, una meteorite, perché vabbè, no, perché comincia male quella giornata, però poi gli eventi si sviluppano nel corso dei giorni successivi, forse anche dovuti al suo comportamento sbagliato, certo. quando accade una cosa, magari si fosse fermato non gli sarebbe successo quello che gli è accaduto dopo, no? Assolutamente, no, questo è senz'altro così. No, non sono mai stato un avvocato nella vita precedente, però sono stato un imputato a lungo. Ma vedo che conosci bene anche il modo di pensare, i meccanismi mentali. Conosco molto bene le guardie, i ladri. Ho molti amici che stanno da una parte e anche dall'altra. Quindi gli avvocati stanno un po' in mezzo, quindi mi piace. Sì. E tornando a un altro personaggio che io trovo fantasticamente riuscito in questo romanzo, quindi in questa avventura del tuo personaggio, è Roma. Ora, parlavamo del Corviale l'altra volta, sarà che il Corviale lo conosco meno della Roma che hai descritto in questo, però i piccoli tocchi che fai, dove metto la Vespa, cavolo, questo qua mi ha parcheggiato con la Smart sopra a metà della striscia, aspetta che devo mettere il lucchetto, cavolo, non c'è il lucchetto nella ruota della Vespa, e ovviamente ti inzozzi perché il buchino non è mai nel posto giusto, che ti inzozzi, e dopodiché hai le mani zozze, devi prendere la valigia, cioè tutta una serie di cose, al di là dei piccoli gesti quotidiani che può fare la persona, è proprio dentro questa Roma che è veramente, viene fuori molto bene, quindi tu hai un rapporto forte con Roma, direi.
Io ho il rapporto che tutti i romani hanno con questa città, cioè la odiamo e la amiamo. Siccome è una città indescrivibile, io ho sempre paura quando parlo di Roma, e ho paura di essere banale, di essere scontato, perché Roma è qualcosa di troppo forse grande. E allora preferisco fare, come hai detto te, dei piccoli tocchi, preferisco magari disegnare un angolino che ti dà però l'idea. Di un modo di vivere, di un modo di pensare, anche di un modo di essere di questa città così, così grande, così frenetica da certi punti di vista e così indolente da altri punti di vista. È una città dove tutto è bellissimo, però non ti accorgi di niente perché passi il tempo a smadonnare in mezzo al traffico, dove c'è gente che sta talmente tante ore in macchina, che alla fine, come diceva un comico, prendi la residenza sul raccordo anulare. Quindi è una città complicata che ti porta. È vero anche che poi dopo, ieri stavo a Milano, il treno è arrivato con 40 minuti di ritardo. All'uscita dalla stazione non c'era nemmeno mezzo tassì, Sandrone, cioè bisognava fare una fila di 45 minuti per prendere un tassì, ma hanno detto che c'è la fiera del mobile, non so che cosa. Sì, certo, c'è Ecco, il che signore del non c'è. mobile che Sì, comunque caldo si... cambogiano, traffico pazzesco, quindi dico, bah, tutto sommato, io ho sempre sostenuto che Roma e Milano, tutto sommato, sono città, anche i cittadini, romani e milanesi, al di là delle differenze che si possono pensare, sono molto più simili a loro di quanto si pensi, tra loro di quanto si pensi. E quindi Roma è così, sta sullo sfondo sempre nei miei romanzi, però cerco di non calcare troppo perché sennò ho paura di risultare smaccato, scontato, brutto. Forse sai, scusa, no, non ti volevo interrompere. Forse il modo giusto per raccontare Roma è quello che utilizzi tu, cioè non raccontare Roma, raccontare dei pezzi di Roma, poi dopo sta al lettore metterli insieme e farsi un'idea, perché Roma è questo, è appunto il Corviale, ma è anche le Sì. Prati, che sono due robe diverse, frequentate da persone diverse e con usi e modi di fare completamente differenti, quindi è giusto che poi c'è il tribunale, ci sono questo mondo. Quanto nella costruzione di un giallo, la tua esperienza, diciamo, da legale, quanto ti è servita? Tantissimo, perché io cerco sempre, certe volte ovviamente devi qualche piccola forzatura te la devi concedere, è ovvio. Però 30 anni di questo lavoro mi portano a poter descrivere determinate procedure o determinate situazioni come realmente nella vita sono. Quindi ora la pretesa di essere esatto millimetricamente non ce l'ho, forse ce l'avevo all'inizio e potevo anche risultare magari in certi passaggi un po' troppo meccanico. Poi ho capito che l'importante era non soltanto conservare lo spirito, insomma, ma proprio far capire il nostro processo, l'ho sempre detto, le nostre indagini sono belle, sono interessanti, non sono noiose o burocratiche. Quindi sapere come si fa uno stub quando hai sparato, per averlo visto, sapere come si prende il DNA di una persona. Che cos'è una ferita da difesa, che cos'è una ferita da offesa, come lavora un pubblico ministero, che cos'è una copia forense di un cellulare, no? Come si fa tutta questa roba qua senza appesantire la narrazione, perché sennò diventa un trattato di diritto e procedura penale, diventa una cosa pesantissima. Però far vedere al lettore, inserendola in un meccanismo narrativo, come funziona un'indagine davvero in Italia? Qual è il lavoro di un avvocato davvero in Italia? Come fa un giudice a decidere su quali elementi decide e se può decidere bene, se può decidere male, come può sbagliare, se può sbagliare? Insomma, mi sembrava una cosa interessante. È chiaro che tu devi parlare di quello che conosci. Se io dovessi scrivere un romanzo che parla i pilastri della terra, faccio un esempio, di Ken Follett, no? Che quello ci descrive. Te lo ricordo, l'hai detto sicuramente, che descrive come si costruiva, o mi documento oppure devo fare il capomastro nel Medioevo. Quindi io faccio l'avvocato e sono stato sicuramente facilitato. È la mia comfort zone. Ecco, per diventare uno scrittore vero, probabilmente dovrei provare a scrivere qualcos'altro. Ecco, No, questo. tu sei uno scrittore vero, non,
la modestia non va bene tra di noi, no. Sei uno scrittore vero. Magari il primo libro non è uno scrittore vero, lo sei diventato o lo eri già, chi lo sa, però lo sei adesso, perché quello che tu fai non è guarda, io ho letto parecchi tentativi di romanzo di addetti ai lavori, sono illeggibili per lo più, proprio perché mentre sono magari precisissimi su tutti i passaggi, non hanno il gusto del racconto, dell'invenzione, della narrazione. Invece tu ce l'hai, è questo che fa la differenza. Non è tanto il fatto che la sai bene, è proprio che poi la metti in scena bene. E questo grazie, è la tua detto da te, detto da te, non sai quanto è, vabbè, ciao. No, non mi piace. Io leggo, sono un lettore e quando... prendo un libro che mi annoia, faccio fatica a finirlo. Quando prendo i tuoi libri, vado avanti e lo finisco di solito in una sera, cioè proprio perché dico: ah, è interessante. Poi mi piacciono i personaggi, voglio sapere. In questo caso, voglio sapere cosa gli succede a questo qua che mi stava proprio sulle sballe, però allo stesso tempo poi non ti sta più sulle balle fino in fondo perché ti rendi conto che è messo in mezzo. Perché c'è quella categoria in cui questo romanzo è rappresentato che è interessante, il semicolpevole, un termine che. Cioè, non è innocente, ok? Non è innocente, sì, ma non è neanche colpevole di quello che si dice, no? È un po' meno. È uno strano posto quello lì, perché di solito, siccome sei un po' stozzo, un po' antipatico, un po' questo, dici, vabbè, allora ti do anche l'ergastolo, perché no? E no, perché non se lo merita, almeno non per... lasciamo perdere, non voglio dire altro, perché appunto ci sono incidenti, cose che accadono dentro il romanzo. Non ho capito se ti piace il mare. Non si capisce, vero? È una cosa perché che adesso passi, sono ma non sento... che ti piace mangiare in riva al mare, quello sicuro, secondo me. Che ti piace bere l'aperitivo anche, ma che stai lì sotto cioè non sei un tipo da spiaggia, non lo so, è una descrizione strana quella che fai del mare. No, il mare mi piace molto, mi stanca, non sono il tipo da barca, se devo andare al mare vado in spiaggia perché mi metto sotto l'ombrellone, faccio la settimana linguistica, mi leggo un romanzo e quello, insomma, faccio una passeggiata, cosa che invece su queste barchette che vanno molto di moda non si può fare, insomma. A me quando mi invitano certe volte a fare le gite, poi ci sono delle cale bellissime, devo andare, io dico, ma è possibile che ci dobbiamo scioccare di sole per 7 ore? E mi rispondono, ma no, ma non stai tranquillo, c'è il tendalino. A me la parola tendalino mi fa venire una paura, il brivido, perché il tendalino è qualche cosa di... cioè tu stai su queste piccole barche, ormai se mi inviti su uno yacht tipo Santini da 25 metri magari ci vengo. Il mare mi piace tantissimo, la montagna mi dà un senso di maestosità, mi blocca, cioè quando vado in montagna, io dico sempre scherzando che se c'è una prova dell'esistenza di Dio sono i bambini e la montagna, perché è qualche cosa di incredibile. Il mare e il sole mi mettono tranquillità, mi stancano tanto, ma mi mettono tranquillità, insomma. Poi il personaggio che mangia in riva al mare, Alessandro Gordiani, io ci mangio tante volte in riva al mare. Insomma. Un'altra cosa che, là è sempre andando un po' così a ruota libera, perché poi sono le mie curiosità, quando leggo questo mi interessa. Io, come te, credo in una cosa, devi parlare di quello che si conosce. Ma quello che si conosce, non è detto che devi essere un assassino per forza, per raccontare di omicidi, almeno quello, o un poliziotto, però è necessario uno studio. Una cosa che tu fai è che io penso che quello che non conosci tu lo prendi dallo studio e dalla realtà, ma non cadi nella tentazione di prenderlo da altre fiction, ovvero da altre costruzioni letterarie. Quello che tu scrivi ha un passaggio diretto, studio o vita vera, ma non lo so, bello il dottor House, aspetta che lo metto dentro, il cambio nome, lo chiamo dottor Casetta, è così? Assolutamente così, è assolutamente così, ma non ho neanche la tentazione sinceramente di farlo, nel senso che è proprio così, cioè se devo parlare di una cosa, voglio parlare di una cosa, comunque mi vado a documentare e cerco di studiarmela, cerco di... alle volte mi perdo un po' perché sai, con le cose, io sono curioso di natura, quindi magari vado là a cercare una cosa, però c'è un rimando a un'altra cosa, allora che mi rimanda a un'altra cosa, alla fine mi trovo e sono perso a 10 cose da quella che stavo cercando, però sono tutte interessanti, allora mi dico, come faccio a metterle tutte nelle 5 righe in cui le voglio mettere? È impossibile,
quindi devo fare dei tagli. Tu sai quanto è difficile tagliare, no? Perché poi alla fine la cosa più difficile per chi scrive è proprio tagliare, perché tu l'hai scritto, ti sembra una cosa, vabbè, se l'ho scritto in quel momento è proprio difficile, almeno io ho difficoltà, però è necessario. Di certo non voglio scrivere castronerie e quindi se è una cosa che non so la studio, se no la chiedo a chi penso possa aiutarmi perché la conosce bene, altrettanto bene di come bisogna conoscerla, insomma. Dai tuoi libri si imparano delle cose, questo è sicuro. Per esempio, io ho imparato che la droga dello stupro è detto un medicinale però un medicinale da farmacia. Nessuno la chiama la droga dello stupro, il GHB. Com'è che si chiama? Veri alcol? Alcover. Alcover. Il medicinale è commercializzato come Alcover. Che fa ridere. Ed è un medicinale che danno... che danno in genere per la disintossicazione dalla dipendenza da alcol, è una sorta di metadone degli alcolisti, però hanno scoperto che come effetti collaterali appunto ha quello di aumentare la sensibilità a livello sessuale, quindi le prestazioni sessuali vengono aumentate e nell'uomo, e soprattutto può dare degli effetti stordenti. Ma qual è la cosa interessante dell'alcover? Interessante, insomma, perché viene chiamata droga dello stupro? Perché l'alcover non ti toglie la coscienza, ti toglie praticamente il ricordo, grosso modo, di quello che è come se tu facessi le cose sotto l'effetto di una sbornia immensa. Perché se tu dessi a una persona che vuoi stuprare un sonnifero, quella si addormenta, quindi magari puoi stuprare ma stupri una persona che sta dormendo, mentre invece con questo tipo di medicinale tu puoi avere un rapporto con una persona che è consenziente, che è partecipativa, salvo che poi non se lo ricorderà. Nel corso della mia carriera professionale affrontammo un caso del genere e tanti anni fa, ero all'inizio della mia carriera allo studio, venne uno che era accusato di violenza sessuale e sostanzialmente era stato scoperto per un errore commesso al momento di rivestire la vittima, che gli aveva messo praticamente mutando al contrario, quindi questa, che poi non è che ti obnubila completamente, tu hai dei ricordi confusi a seconda ovviamente di quanta ne prendi, perché poi è in odore e in colore, per questo le mamme alle figlie dicono sempre quando state in discoteca attenti a quello che bevete, a chi ve lo offre, perché è una sostanza che è in odore e in sapore, quindi tu la puoi assumere, la prendi, diventi molto disinvolta, non ti ricordi poi niente di quello che hai fatto e chiaramente in queste condizioni possono abusare di te. Ecco perché viene chiamata droga dello stupro. Però l'alcover credo che abbia un sapore di lampone, di qualcosa del genere, di frutto rosso. Forse adesso l'hanno messo, perché in realtà la sostanza potrebbe, lo sai, potrebbe essere questa cosa. Io ho parlato con un'amica tossicologa, ovviamente, come dicevo prima di scrivere qualsiasi cosa, ho parlato tantissimo con Chiara, che forse mi sta ascoltando e che saluto, che è una bravissima tossicologa del Tribunale di Roma, e che mi ha detto che in realtà la sostanza è in odore e in sapore. Poi se adesso hanno messo il gusto lampone, come si fa ad esempio con altre sostanze, proprio per come si fa col gas, no? Il gas è in realtà quell'odore che sentiamo. Vedi, Chiara mi saluta subito, è arrivata Chiara. Ciao, Chiara. Presto. Si fa apposta probabilmente per consentire di riconoscere la sostanza. Sì, certo, l'odore di uova marce. Di uova marce, esatto. Che è quello che il gas non avrebbe. No, e comunque, ripeto, la cosa proprio interessante è che tutte poi le cose, tu hai costruito un mondo di personaggi che un po' alla volta convergono verso, diciamo, qui abbiamo delle notizie. Questa intervista giornata finisce bene, grande Michele, sarà un successo. Ovviamente il fatto che noi siamo ripresi a mezzo busto, possiamo fare varie cose. Non si dice questa cosa, non si dice, sappiate. Godibilissimo e molto istruttivo per chi segue questa chiacchierata tra due grandi autori. Michele, appena finito, corre in libreria, puoi anche andare prima, poi torno. Però vogliamo vedere la foto, con il coso. Poi ci sono un po' di saluti e varie di gente che ci ascolta. Se ci sono domande, mettetele qua, perché poi le faccio, non è che sono, che vi impedisco, vi censuro. Cosa stai scrivendo adesso, Michele?
Adesso non sto scrivendo niente, ho un'idea per il prossimo romanzo che è in embrione, è un'idea che così non so neanche dove ambientarlo. Stavo pensando, penso proprio di ambientarlo a Milano. Sarebbe un so che vengo a toccare territorio vostro e quindi No, assolutamente no, io sono no, d'accordo. nel senso che sarebbe carino per me perché sarei in trasferta, quindi quando parlo di una città che conosco, ma non conosco bene come conosco Roma, devo anche là scegliere Milano come Roma è indescrivibile, no? Quindi devi scegliere dei piccoli pezzettini e potrebbe essere una cosa interessante. La storia di sottofondo ce l'ho, che è un po' forte, ci devo riflettere. E poi c'ho sempre nel cassetto un romanzo che non parla di giustizia, almeno non nel senso in cui ne parla adesso, non parla di Gordiani, però bisogna che ci rifletto e mi devo sentire con le spalle coperte, nel senso che per fare un salto del genere, l'ho detto prima, ora mi muovo nella mia comfort zone e vediamo se riesco a trovare il coraggio di fare Gli qualcosa avvocati di vanno diverso. dappertutto, possono andare anche all'estero Sì. volendo. Sì, no, all'estero ci sono un po' di limitazioni, in Italia no, in Italia possiamo andare dovunque, ora col discorso degli avvocati stabiliti, però anche lì sarebbe un azzardo, no? Perché c'è un avvocato italiano che andasse a fare una causa in Francia, in Spagna, non è tanto un problema di autorizzazione, il problema è che proprio di conoscenza delle leggi, già è difficile conoscere le leggi nostre. Figura di andare a fare una discussione, non so il pazzo che si potrebbe appoggiare a un avvocato italiano residendo in Francia o in Germania, è una follia, la lingua, le richieste del giudice, del pubblico ministero, della pubblica accusa, sarebbe un casino totale che la metà basta. Cioè, ma, non mi ci fa manco pensare che mi sta a venire l'ansia, per carità. Ormai scopri un mondo nuovo. Abbiamo una domanda. A parte, allora c'è un Paola ti dice: imperdibili romanzi del caro Michele Navarra. Perfetto, quindi già è un bel complimento. Poi Walter ci chiede invece: anzi, ti chiede qual è l'elemento nuovo in questo tuo ultimo romanzo e quale invece l'aspetto più difficile che hai dovuto affrontare? Ammazza, è domanda complicata, nel senso che Eccolo, abbiamo qui il promemoria. sì, Grazie, Walter. allora l'elemento nuovo può essere l'evoluzione diciamo, nella vita del protagonista. Alessandro Gordiani invecchia di romanzo in romanzo, è inevitabile, è un personaggio seriale nato 15 anni fa e inevitabilmente proseguendo nella sua cosa non. Ho deciso io di non dargli un'eterna giovinezza e quindi lo faccio invecchiare e quando si cresce tante cose cambiano a livello di entusiasmo, cambiano a livello di sensibilità, di sentimenti, di esperienza, di dolori accumulati, insomma tante cose che quindi modificano la percezione che il protagonista può avere della realtà, della sua vita, della sua professione, di tante altre cose. Quindi questo può essere l'aspetto di novità. L'aspetto più difficile del romanzo è stato quello di incastrare tutto, nel senso che poi alla fine la storia, per quanto molto, molto intricata, se vogliamo usare questo termine, è abbastanza circolare, però renderla circolare con tanti pezzi diversi, tra virgolette, Sandrone ha letto il libro, non ha fatto spoiler, ma insomma sono varie vicende che si incastrano, si intersecano una con l'altra e bisogna dargli una chiusura, una circolarità. Insomma, tu sei stato bravo, Sandrone, a dire tanto senza dire niente, sostanzialmente. E non voglio certo essere io a rovinare il tuo lavoro svelando cose della trama. Ecco, quello non è stato semplicissimo, però poi è venuto. Io sono contento diciamo così, del risultato finale, perché mi piace appunto i cerchi che si chiudono, cerco sempre di non lasciare una storia Fine. aperta, non mi piace. Senti. Personalmente come lettore, ragiono da lettore e mi darebbe fastidio come lettore che l'autore che sto leggendo mi lasciasse con un pezzetto aperto, una specie di to be continued, insomma.
insomma, se lo vuoi far continuare, fammelo nel prossimo romanzo, lo compro lo stesso, però quella storia dimmi come finisce, quindi. Tu sei un pensi o un plotter? Come dicono gli americani, sei uno di quelli che fa la trama in dettaglio e poi la sviluppa, oppure hai un'idea vaga e ti tuffi e vai verso la fine? Idea vaga, lo dico sempre, io comincio un romanzo da un'idea, non so, c'è proprio una dizione questa, vedi che, come si chiama la differenza tra plotter e quello che studia tutto prima? Pensi, mi pare che si chiama Panzi. Panzi? Sì, non so perché. No, mo me lo devo cercare, ecco, vedi, mi dato un input, me lo cerco, ad esempio io non sapevo il metodo che utilizzavo io, che utilizzano tanti altri scrittori, cioè quello di lasciare in sospeso un capitolo e poi alternarlo, si chiama cliffhanger, no? Sì. Dalla cosa, non lo sapevo, l'ho imparato 2 anni fa, adesso so quest'altra cosa che è fighissima, perché quando tu te la vendi, poi fai una figura da figo, mentre invece, cioè che è sempre importante sapere queste cose, me lo sono appuntato. No, io sono un fancy, nel senso che comincio senza sapere dove andrà a finire la storia, quindi senza cadere nell'enfatico, sono i miei personaggi che mi suggeriscono dove andare, cioè, queste cagate che ogni tanto sento. Esatto, possiamo dire. Non lo so, te magari poi sei uno di quelli che in qualche intervista ha detto una cosa del genere, ho appena fatto una figura come si dice. No, io tolgo sempre il misticismo. Ecco, questa cosa, mi suggeriscono i personaggi, no, a me non mi suggerisce niente nessuno. Che non lo so proprio io, però mano a mano che vado avanti la storia si struttura nella mia testa e da un certo momento in poi, diciamo dalla metà del romanzo in poi, che poi può essere un po' prima o un po' dopo, invece comincia a strutturare, non in maniera minuziosa, però se sono, che ne so, 50 capitoli, diventeranno 50 capitoli, alla fine tu devi dargli una direzione alla storia, cioè devi sapere dove vuoi arrivare e come ci vuoi arrivare, più o meno, perché se a 3/4 di libro ancora non sai come finisce, comincia a essere preoccupante. Quindi diciamo sono un fancy fino a metà, poi divento plotter, mezzo plotter insomma. Adesso senti, quando scrivi? Mattina, sera? No? Quando scrivi? No. Mattina, sera? Quando scrivo, scrivo la mattina e il pomeriggio, la sera quasi mai. Quando scrivo non faccio nient'altro. Cioè me l'hanno fatta più volte questa domanda, perché c'è quest'idea dell'avvocato sempre impegnato che gira a destra, a sinistra. Io forse sarò un avvocato che lavora poco, non lo so, non direi questo, però non faccio lo scrittore nei ritagli di tempo. Quando scrivo un romanzo faccio l'avvocato nei ritagli di tempo, non trascuro mai ovviamente i miei assistiti, però la scrittura, e tu lo sai benissimo, è un lavoro, cioè non, come non ho detto io, ma qualcuno molto più importante di me, è per il 10% ispirazione e per il 90% sudorazione. Quindi la gente pensa che l'ispirazione venga così, cioè sì, ti può arrivare un attimo di ispirazione, poi ci dobbiamo mettere là davanti per gli snodi narrativi che tu sai meglio di me, ogni tanto sei costretto ad affrontare, come esco di qua, come ci torno. Quindi scrivo, quando scrivo, scrivo 4 ore di giorno, 4 ore del pomeriggio, 3 ore, insomma dipende, sulle 6-7 ore le dedico ogni giorno alla scrittura. Per fortuna sono abbastanza rapido, cioè riesco a terminare un romanzo abbastanza in fretta. Bravo. Poi dopo lo devi vedere 100 volte, però insomma. Ah beh, però bravo, così si fa. No, la cosa importante è quella di non diventare troppo bravi, e questo lo dico perché nel momento in cui tutti i trucchi così, ma come lo faccio uscire così, hai già le risposte, no. Poi si diventa meccanici, che è un po' il vizio, diciamo, di alcuni modo di fare il thriller in America, per capirci, no? Che hanno molto questa idea della forma, del risultato. A noi interessano anche invece i personaggi, sì, approfondire quelli, e quelli sono unici, e quindi ogni volta ogni storia è diversa proprio perché c'è un personaggio differente, e io lo sento così. Il sapore di questo libro è completamente diverso da quello che precedente, di quello del Serpente, proprio perché il protagonista è lui, però la storia è un'altra, il colpevole, l'imputato è un altro, ed è i personaggi di controllo sono altri, e quindi tutto diverso, ed è questo è bello, perché non tra noi, non tra noi. Io, che facciamo? Se non ci sono domande, vediamo un po' quanto, abbiamo tenuto 45 minuti, che è considerato l'ABC del target giusto, secondo me. Sì.
Allora cosa facciamo? I saluti? Salutiamo? Vuoi fare tu i saluti finali? E poi mi aggiungo io. Intanto ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, quelli che ci hanno ascoltato. Comincio io, vi voglio ringraziare tutti, quelli che avete scritto tantissime cose carine, tanti altri me ne stanno scrivendo su WhatsApp, quelli che mi conoscono personalmente. Infatti ogni tanto mi guardavo che ho silenziato il WhatsApp, ma insomma non vi ho potuto rispondere, risponderò dopo a tutti uno per uno. Vi ringrazio tantissimo, ringrazio Sandrone che è sempre un piacere, tu lo so che ti dà fastidio, non vuoi sentire queste cose, però insomma per me è molto importante e molto bello che un autore come te dica certe cose dei miei romanzi. Spero che chi ci ha ascoltato sia curioso di leggere questo romanzo, spero che chi ci riascolterà nei prossimi giorni rivedendo il video su YouTube o su Facebook venga voglia di comprare e di leggere il mio romanzo. E niente, quindi, poi tra l'altro un romanzo perfetto, non l'hai detto, lo dico io, perfetto, Brellone. Adesso arriva l'estate, Sandrone, cioè proprio romanzo, te lo prendi, vero, poi parla di mare, questo di mare, te lo prendi, metti sotto l'ombrellone e te lo leggi tranquillo, ogni tanto ti fa un bagnetto quando ti arriva il caldo, insomma, no, odio fare il bagno. È perfetto per l'estate. Grazie a tutti, grazie a te Sandro, grazie a Paolo. Ma figurati, grazie a te, grazie per avermi dato questa possibilità. Io ringrazio anche il Fazio Editore, che non è il mio editore, e quindi lo posso ringraziare. E ringrazio la PDA che ha organizzato questo evento, che io trovo sempre fantastico. Mi dà sempre la possibilità di incontrare autori che mi piacciono, perché quando mi propongo un autore che non mi piace, ovviamente non lo presento. Quindi non mento, se sono qui, non mento. Io ti aspetto a Milano, perché quando verrai a Milano, adesso sono nelle Marche, ma insomma, quando vieni a Milano tu mi chiami e poi cerchiamo i posti più loschi di Milano, così almeno... Ma sarebbe bello, mi facessi fare un tour, sarebbe fighissimo, Ma poi ti devo però dire il caso, così mi fai vedere i posti che potrebbero essere quelli più giusti. D'accordo, ti faccio conoscere la malavita milanese. È brutto, malavita c'è, quello che ho in testa ce n'è poca, ma insomma gente brutta ci sarà, gente bruttissima. È quella bella che manca spesso. Spesso. Grazie a tutti allora, grazie. Non so come si fa a spegnere, ci sarà un tecnico, qualcuno. Arrivederci. Ciao.